Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò, gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che aveva detto». Parola del Signore. La Maddalena non è un nome, eh? È come dire, non so, qui avete Gaetana come nome, vuol dire originaria di Gaeta. Maddalena è nativa di Magdala, che è una città di Israele, quindi Maria che viene da Magdala, Maddalena, detta Maddalena. E non se ne parla tanto nel Vangelo, non è un personaggio molto citato. Si dice che fu guarita da Gesù, lo assisteva con qualche soldo che aveva, e stette ai piedi della croce. Queste sono tre cose importanti che la Maddalena faceva. Ma la cosa per cui è ricordata oggi ed è festa, proprio oggi è festa, come ha voluto il Papa Francesco, è che incontra il risorto per prima. È la prima apostola della storia. Infatti qualcuno la chiama apostola degli apostoli, perché poi è andata da Pietro, Giacomo, Giovanni a dire: «Ho visto il Signore», annuncia la resurrezione. Quindi Gesù affida l'annuncio non a un uomo, a una donna. Quindi festa anche oggi per tutte le donne che sono chiamate ad annunciare il Signore in famiglia, in parrocchia, sul lavoro anche, in ufficio, eccetera, eccetera. Ecco, allora, questo per quanto riguarda la nostra Maddalena, per quanto riguarda le letture, il cantico. Il cantico è un poema d'amore, c'è poco da fare. È l'innamorato e l'innamorata, lo sposo e la sposa, e ognuno poi parla a turno all'altro. In questo brano parla la sposa. Dice: «Sul mio letto l'ho cercato, l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato». Quindi ecco, a volte cerchiamo il Signore, dice: «Signore, ma perché non ti fai sentire? Perché non mi aiuti? Perché non sei con me?» È lì con noi, ma non lo troviamo noi, ma lui c'è. Quindi ecco il senso di trovare il Signore in tutte le cose, eh? Quindi, aprire gli occhi e vedere la sua presenza nella nostra vita, sempre. E quindi ecco, per quanto riguarda Maddalena, impariamo da lei ad affidarci, ad aprire gli occhi. Lei riconosce Gesù quando la chiama per nome, Maria, e lui ci chiama per nome, tutti quanti. Quindi dobbiamo ascoltare, restare in ascolto. Quando siamo chiamati, allora è lì il momento in cui il Signore ci vuole a sé, ci affida qualche incarico, qualche compito da svolgere. Sia da Gesù Cristo.